Ed eccoci qua, ragazzi, bentornati sul mio canale. Qui è sempre Uchika Gamer che vi parla e siamo tornati su Resident Evil Village. Siamo qui nel DLC di Shadow of Woes e siamo giunti qui in questa parte dove abbiamo sconfitto abbiamo vinto la sfida del duca a tempo, dove dovevamo riuscire a debellare i nuclei. Però io credo che qui ci sia qualcosa, però di qua mi sa che si va avanti, per cui fammi andare un attimo qua che c'è questo nucleo con della roba. Pom. Ecco qua, munizioni. Ok, qui non si fa nulla e raga, stiamo andando veramente speditissimi. Cioè, raga, ok che me la sto giocando veramente in modo tranquillo, per così dire, ma è perché raga, non posso gridare perché abito in un condominio e quindi non posso urlare più di tanto e quindi ho preferito mettere meno difficoltà a un piuttosto che stare lì a sbraitare e rischiare che i vicini mi facciano una testa quadra così. Per cui capite anche voi che non si può esagerare per mantenere la tranquillità con anche i vicini. Per cui allora, di lì si va da qualche parte e di qui ci sarà qualcosa, immagino, no? Niente? Muro? Ok, muro. Allora, dammi la testa! Bello! Bello! Bam! Intanto ricarico perché non si sa mai. Lì cosa ci abbiamo? Fluido chimico. Sì, finalmente posso liberarmi di questo peso. Ma devo ammettere che sarà strano vivere senza poteri dopo tutto questo tempo. Ah, lo so, lo so. Ben fatto, piccoletta! Ti sei proprio meritata questa ricompensa. È quasi identico a quello vero, non credi? Cosa? È un falso, ovvio! Ha troppo valore per manifestarsi in questo strato. Pensavi davvero che avrei rinunciato a un tale tesoro? Era la mia esca per attirarti. No! No! No!
Ecco il vero divertimento! Il luogo perfetto per la tua fine! Via allo spettacolo! Che cosa? Devo portarci! Umane sono così fragili e facili da schiacciare. Pensavo fosse una combattente valorosa! Corri, coniglietto, corri, corri! Ammiro la tua tenacia, coniglietto, per quanto sia totalmente inutile. Guardare voi con i piedi in difficoltà. Devo trovare un modo per fargli dei danni seri. Guarda, guarda! Sei molto più belligerante rispetto agli altri conigli. Mi sto annoiando infinitamente. Movimentiamo un po' le cose. Non arrenderti! Puoi combattere ancora! Che abbia mai visto! Non fargliela passare di là! E questo sarebbe uno spettacolo?
adesso basta indugiare. Finiscila! Inutile creatura! Che infinita delusione! Pazienza. La tua imminente disfatta è inevitabile. Dove diavolo sono? Strato. Io non voglio andarmene. Devo trovare il cristallo. Sono stanca di essere un mostro. Voglio degli amici. E voglio vivere una vita normale. Senza questo... orrore! Se il cristallo purificante può aiutarmi a farlo, rendermi normale, resterò qui finché non l'avrò trovato! Sì, allora? E va bene. Ok, allora, vediamo un attimo. Beh, di qua non si può andare. Perfetto. Andiamo avanti. Cancello. Ma qui... non è l'orsetto di quando era bambina? So dov'è il cristallo. Cos'è questo? Secondo me qui siamo verso casa Beneviento. Che passeggino. Oh cavoli. Vuoi essere mia amica? Sì. Almeno. Allora, vediamo un po'. Ma almeno qualcuno che ci voglia bene, nonostante i nostri poteri. Beh sì, comunque sia, regà, mi sa tanto che stiamo andando seriamente a casa Beneviento, eh. Qualcosa mi dice di... Let's play. Sono sicura di aver già visto queste scimmie, ma... che diavolo! Giochiamo. La cosa mi fa paura alquanto, eh. Ascensore. Eh sì, sembra di andare a casa Beneviento. Che succede? Ok. C'è qualcosa di... strano. Ok, questo è molto strano. Anche fin troppo. Toccato dalla ruggine.
Allora, io do una salvata. Ok, perfetto. E andiamo ad esplorare la casa. Darò un mega abbraccio a Chris appena lo vedo. Facilissimo, mamma mi ha insegnato. Mi ha già insegnato tutto, ma forse faccio male a rispondere a tutte le domande della maestra. Il bambino dietro di me ha detto delle cose molto cattive. Beh, se sei una secchiona. Cioè. Questo è... Il tuo diario? Però non abbiamo le armi, come vedete. Qua serve la... chiusa, la cla... Allora, poi... Che ci fa qui un mio ritratto? Appunto, che ci fa qui? Ma abbiamo a che fare con delle bambole. Cristallo è lì, ma è impossibile prenderlo. Quella roba non ti serve. Ehi, le mie cose! Perché è diventato tutto buio? No, non dirmi che dobbiamo rifare tutto il coso. Oh, ci sono solo scimmie? Vediamo qua. Chiusa dall'altro lato. È inquietante sto posto. L'armadietto pieno. Foto sulla libreria, la scrivania ricoperta di roba. Cavolo, ma c'è un codice! No, vabbè! 02. Quello è 02. C'è un altro codice, un altro frammento di codice, sicuro sarà dall'altra parte. Cavolo, questo è il macabro proprio, macabro, eh? Stanza di Jimmy? Ma non ho niente. Ma il codice lì. Ok, allora vediamo. Io dove sto? Io sono qua e devo vedere qua. Questa è la stanza di Jimmy, lo studio. Ma lì c'ho delle cose. Ma anche qua c'ho della roba, ma non mi fa interagire con niente. Non ho le forbici, c'è qualcosa? Ok. Secondo me c'è qualcosa che devo fare di là.
anche qua. Ok, quella è la porta. Quello è il quadro elettrico perché qui c'è solo l'ascensore da fare. Ok, però il resto del codice, da quel che ho capito, non si trova. Di lì non c'è niente, per cui posso fare solo il codice di là. Forza di cose è qua la... Perché quella è chiusa. E qui abbiamo questa. Quarantaquattro. Però servono altri numeri. Ci deve essere qualcos'altro qui. Allora, vediamo. 02. E mancano gli ultimi due numeri. L'armadietto pieno, la foto sulla libreria, la scrivania ricoperta di roba. Che la scrivania ricoperta di roba. Potrebbe essere 66. Ok. Wow. Forbici. Prese. È caduto qualcosa, ma non so che cosa, ma non mi interessa. Oh, cavolo. Forbici. Ok, non è accostellando i tuoi amici che troverai il cristallo. Sai come si gioca con le bambole, vero? Ancora? E adesso? Lucy? Cavolo. Ma qui... Ok, questa è una bambola. Che cribbio, che crimine. Allora, qui non... Ok, lì è chiuso e non possiamo più andare. Però mi sa che qui c'è qualcosa, perché...
Aspetta, ma lì ce n'è un'altra. Katrin e Lucy. Ma Lucy anche qui? Ma scusa, io ho appena messo Lucy qui. Aspetta. Quindi devo giocare con le bambole? Allora, vediamo. C'è qualcosa qua? No. Qui? No? Ok, non ce ne sono altre di bambole, vero? No, quindi. Qualcuno si è scatenato qui. A quanto pare. Allora, questa qui. Ne abbiamo sbloccato questa. Bambola posa 2. Chi è? Chi è Katrin? Essere mio amico, sfigata. Ma po... Salve! Ho capito, fanculo. Chiave della stanza di Jimmy? E che ca... Perché me lo dobbiamo andare qua giù? Non abbiamo armi, non abbiamo poteri. Oh, cavoli. Non è per niente divertente. Se ci fosse un punto di salvataggio, magari. Ma i Jimmy? Dio, che inquietudine. Ma tu no, mi stai dai. Seguendo, no, no? Ti prego, no. Pure il manichino inseguitore, no. Cioè, già non è proprio il massimo del divertimento sto gioco. Allora, qui? Vabbè, ci metterei lui. Poi... prendo uno e uno a due. E credo che lui si vada qua.
lei va da qua. Però ne manca una. Meno che prendo lui e ce lo metto qua. Ora giochiamo con le bambole, forse se... Allora, vediamo. Nel ripostiglio c'è ancora qualcosa. Ancora nel ripostiglio devo andare. Che cosa c'è nel ripostiglio? Cosa c'è ancora qua nel ripostiglio, scusa? Illeggibile. Allora aspetta, magari devo prenderle tutte e tre. Ok, nessuno vuole essere mio amico, sfiga. Non è che devo prenderle tutte e tre e tornare di qua? Quest'ansia però, porca miseria, l'ansia. Allora vediamo, forse questa è per ultima, quindi prendi, prendi. Mi sa che serve un'altra bambola. E devo farla là. Che miseria. Aiuto. Allora qua ripostiglio. Perché anche qua servivano tre spazi. Quindi allora qua chi ci va? Qua è leggibile. Ci metto lei? Cosa 2? Cosa 3? No. Metto lui qui. No, aspetta però. Se io metto lui così ci sta meglio. Ok. E lei indica. No. Qua sta meglio lei così. Ok, perfetto. Ed ecco l'ultima bambola coi capelli neri. Le ho prese tutte, giusto? Sì. E qui la situazione degenera. Porca zozza. Allora. Lui si va qua. Caterin va qua. Lui va qua. E questa va qua. Dico sul serio, fanculo. Chiave del quadro elettrico. Oh, è morta.
Che tristezza. Usa il telefono? Ma ce l'ho il salvataggio? Prendi l'ascensore. Chiave quadro elettrico. C'è corrente. Ok. Molto bene, ragazzi. Io direi che per oggi possa essere tutto. La prossima volta ripartiremo da qui. Io, come sempre, vi invito a lasciare un bel like, a commentare, condividere, iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. E alla prossima. Ciao, belli.